Tutti. Oggi sono qua per registrarvi il video dei preferiti del mese di dicembre, che è l'ultimo appunto di quest'anno, l'ultimo preferito, che se voi lo state vedendo già nell'anno nuovo. Quindi auguri appunto per l'anno nuovo. Come sempre inizio subito perché le domande sono tantissime, io parlerò tantissimo e quindi iniziamo. Canzone preferita che vi ripeto sempre, sembra sempre un déjà vu, ma appunto non è una. Questo mese ho scoperto un sacco di canzoni e ne ho tre tra le mie preferite, quindi ve le faccio sentire subito. La prima si chiama Same Old Love ed è appunto di Selena Gomez, è una del nuovo album che si chiama Revival. Mi piace un sacco, mi piace proprio tutto, tutto, tutto. L'altra invece è Locked Away di R-City, che è appunto la canzone credo originale, senza partire pate, eccetera. Si chiama Would You Love Me the Same? Però questa qua è fantastica. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong. Anche questa quindi favolosa, cioè mi sono proprio innamorata, tipo che la sento 10 volte a ripetizione. E un'altra è Love You Goodbye dei One Direction, appunto del nuovo album Made in Heaven. I know you're saying you don't wanna hurt me, well, maybe you should show a little mercy. The way you look, I know you didn't come to apologize. Quindi queste sono le mie tre canzoni, sono davvero una più bella dell'altra. Poi passiamo al film barra telefilm del mese. Allora, per quanto riguarda il film, ho visto questo film e me ne sono innamorata. Cioè, è stupido quanto volete, però io amo Christian De Sica. Quindi, cioè, sta proprio al top. E quindi, davvero, non potevo non andarlo a vedere. E anzi, l'ho visto ben 2 volte. E sto parlando di Vacanze ai Caraibi, che è appunto il cinepanettone, tra virgolette, perché poi non è che parli molto del Natale, di quest'anno. E vi giuro, la prima volta che sono andata mi sono scompisciata sotto alle risate. Soprattutto per il coso del piede di porco, vi giuro. Ho riso proprio per giorni ripensandoci, quindi non so chi di voi l'ha visto, mi capirà. Per quanto riguarda i telefilm, come sapete, come tutte le serie più o meno, in questo periodo di festività, di Natale, Capodanno, eccetera, si stoppano e riprendono poi dopo a gennaio, quindi non ne ho viste tante, appunto perché ho visto giusto le puntate che non avevo visto nel periodo dello stage, che non avevo tempo, e sono sempre appunto le stesse, quindi Once Upon a Time e appunto The Vampire's Diary, perché per il resto poi I Zombie non ricomincia più, nel senso che adesso si è stoppato a fine novembre e ricomincia poi a gennaio. L'accessorio preferito questo mese è una borsa e mi sono letteralmente innamorata di questa qua, che è appunto la replica della Michael Kors, questa qua appunto fatta benissimo, che appunto mi aveva mandato uno dei siti con cui collaboro. Le scarpe del momento sono le uniche ed inimitabili Saucony, queste qua nella colorazione grigia che ho usato più della mia vita, vi giuro, sono di una comodità assurda, non so perché io non le abbia comprate prima. Passiamo al prodotto beauty del mese. Questo mese ho da farvi vedere 3 cosettine, tra cui 2 cose della Mulac, senza farlo apposta. Una è la palettina degli ombretti, appunto, che mi sono comprata da sola, questa qua componibile da 4, che è fatta in questo modo, l'avete già visti i colori, e mi sono innamorata, cioè nel senso proprio che lo uso tutti i giorni, Royal, questo colore fantastico che è di una luminosità incredibile, poi hanno una durata pazzesca, una scrivenza
idem, pazzesca. Quindi questo qua ve li straconsiglio. Poi vi faccio vedere uno o due nuovi, appunto, Groovy Lipstick. Questo si chiama appunto Groovy, che è il numero 30. Ed è questo viola scuro, bellissimo, naturalmente matte. Questo qua è una cosa assurda. E poi vi faccio vedere uno dei Jumbo Eye Pencil della NYX. Questo qua l'avevo preso un sacco di tempo fa. È il numero 604 Milk, che hanno tutti. Ed è fantastico perché questo mese mi sono un po' cimentata nei trucchi più colorati, più intensi, anche se appunto, diciamo, il periodo invernale non lo consente, tra virgolette, però io mi sono sbizzarrita a provare, e questo, vi giuro, dà una base, soprattutto per i colori accesi. Hanno bisogno di una base chiara, che appunto vada a neutralizzare il colore della palpebra, e questo è una cosa assurda. Per quanto riguarda il cibo del mese, non potevo che mettere torrone e panettone. Li metto tutti e due perché sono la mia droga, soprattutto il panettone più che il torrone, perché non mi piacciono le cose dure da mangiare, quindi il torrone non mi piace. Come la cioccolata in generale, io non sono una grande amante delle cose dolci, soprattutto della cioccolata Nutella. So che qualcuno mi prenderà per pazzo, si starà disiscrivendo dal canale perché non mi piace la Nutella, però è vero. Cioè, non, dopo un po' mi dà proprio un senso di nausea. Quindi stessa cosa col cioccolato, ne mangio davvero pochissimo. Comunque appunto il pandoro è la cosa più buona del mondo. Non mi piace il panettone perché ha tutti i canditi, le cose, non mi piace proprio l'impasto. Invece il pandoro, ragazzi, con lo zucchero a velo sopra è la morte. Ne avrò mangiate tipo 6-7 fette in queste festività, compreso Santo Stefano e giorni a venire. Io aspetto sempre questo periodo solo per mangiarlo. La cover del mese è questa cover che ho su adesso, che è semplicissima proprio, sto andando sulla semplicità a questo periodo, che è di questo rosa chiaro con tutti dei micro brillantini e lamellina in esposizione, ed è tutta trasparente morbida. La uso tantissimo anche perché quando vado in palestra ci inficco qua, tra il telefono e la cover, ci inficco la chiave dell'armadietto. Non vi preoccupate, non è che si riga il telefono, perché dietro c'ho la pellicola di vetro anche dietro. Però insomma è troppo bella, voi vedete, semplice. La foto del mese è questa foto qua, che ho fatto sempre nel periodo di stage, e appunto avevo questa bella sciarpona che molti di voi mi chiedono sempre dove l'ho presa, e l'ho presa da Calliope tipo un annetto e mezzo, due fa, e è bellissima, super calda, e vi giuro mi piace tantissimo. L'evento del mese naturalmente è stato il 15, che ho finito lo stage, quindi libertà assoluta, il 22, che è stato l'ultimo giorno di scuola, e poi appunto ci sono state le festività, quindi 24 e 25 sono state le vigilie a Natale, più naturalmente oggi che è 31, quindi è capodanno, e naturalmente vabbè il 26 che è Santo Stefano. Quindi detto questo video appunto è terminato. Io spero tanto vi sia piaciuto, vi mando ancora un mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Love.